Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui a giocare su Dinamo Piovra a Factorio. Attenzione, come vedete abbiamo finito di costruire la plastica, abbiamo anche lavorato gli inizi del petrolio facendolo diventare GPL. Come vedete abbiamo riempito le taniche, qui abbiamo petrolio, lanciafiamme, guardiamoci una nuova ondata di biters. Come vedete ora ci stanno pure i biters viola, che diciamo sono sempre quelli iniziali, quelli tranquilli. I problemi cominceranno ad arrivare quando ci stanno i biters blu. Ma come vedete, con lanciafiamme si urla. Potevamo arrivare qua, me ne ero accorto nella post-produzione. In realtà potevamo sfruttare sto angolo che è poco preciso a forma di angolo. E però vabbè, tanto in realtà, diciamo, questa parte qui, tu dici, vabbè, bastano due torrette. No, perché se arrivano 300 cristiani qua, in realtà ci devono sparare tutte le cose qua. Quindi l'unica cosa, l'unica differenza sarebbe che queste mura sono indistruttibili e qua risparmi le denti di drago. Quindi non è che sia proprio sta grande differenza. Ovviamente un giorno ci arriviamo là, eh. Allora, intanto, come vedete, stavamo ricercando i circuiti rossi. I circuiti rossi adesso li possiamo fare tranquillamente perché abbiamo fatto tutto quello che è necessario a costruirli. Plastica, cavo di rame e circuito elettronico. In realtà cavo di rame no, ma c'è, anzi, ma tanto c'è il rame normale, quello lo facciamo in loco. È una di quelle cose che non faccio mai da solo, diciamo. Non lo metto sul bus, il cavo di rame. Allora, io dove lo faccio passare? Mo sto a pensare, dove faccio passare cosa da plastica? Perché mo comincia a diventare impicciato. Mi sa che lo faccio passare praticamente qui, perché qui appena a destra di questa qua non vedo cose problematiche. Fammi vedere dove sta il bus. E no, c'è sta invece il problema. Il problema invece c'è. Però se poi lo faccio girare all'ultimo, ok, va bene, no dai, lo faccio passare qua lo stesso. Quindi passate ogni volta che potete. Sì, guarda qua che ha fatto. Ok, ogni volta che potete mettete i percorsi mentre camminate sopra di loro, così risparmiate. No! Ok, tiè, famo qua. Tiè. Allora, qui c'è solo il carbone. Allora, se c'è solo il carbone, in realtà io farò così. Certo, in realtà è un po' scomodo come lo sto a mettere. Anzi, in realtà viene pure una merda. Quindi, guarda, famo zompad di uno in più. Tiè, famo così. Sfruttiamo il tempo perso a fare questa cosa per fare un'altra ricerca. Produttività dell'estrazione non mi dispiace, così i nostri depositi dureranno di più. Ok, qui c'era da risistemare il percorso del carbone. Ok. Beh, in realtà ok, no. Un altro ancora. Oh ragazzi, ce la farò, perché non voglio spostare qualcosa. Non voglio spostare lo splitter che mi porta il carbone nella parte incriminata. Ok, quindi ecco qui la plastica. Questo in realtà ricordiamoci sempre che dovrebbe scendere uno per fare un bus fatto bene. Quindi lo facciamo proprio partire da qua. Dovrei spostare uno pure i generatori praticamente. Però vabbè dai, mo ci pensiamo. Quindi qui c'è tutto? C'è tutto. Con sta bella linea elettrica messa in mezzo ai maroni, che magari sarebbe il caso di spostare. Vabbè, di ok, veramente sto a far diventare scema la base, ogni volta gli stacco tutto, guarda, eh. Ok, di credo che quello non serva in realtà. Ok, ho risparmiato pure un palo dalla luce. E qua ti è, ancora non era risistemato qua, quindi qua posso pure lasciare così. Va bene. Allora, quindi mo posso fare il circuito rosso. Quindi in questa puntata dovremo fare il circuito rosso, perché ormai ci stiamo avvicinando alla parte, diciamo, facile del gioco. Cioè, difficile perché devi fare un botto di roba complicata, però facile perché tra poco arriveranno i robottini. Quindi diciamo che finalmente le nostre difese verranno riparate automaticamente. Potremo allargarci, diciamo, con l'ausilio dei robot che portano la roba, almeno a livello di costruzione. Poi in realtà proprio per fare la roba logistica dovremo arrivare a scienza viola, se non sbaglio. Guarda qua. Ok, quindi là arriva la plastica. Fammi vedere.
cauderame e circuito elettronico. Allora, io qui vi giuro, ragazzi, non mi ricordo minimamente i rapporti quali sono, quindi non cercherò neanche per finta di seguirli. Non so se mi conviene, che ne so, sfruttare i circuiti verdi qui. Vabbè, sì, dai, a sto punto sì. Allora, io faccio altri slot qua e poi sto percorso, invece di farlo finire là, lo mando pure più avanti. Quindi questo lo togliamo. Staccato proprio tutta la base di nuovo. Ok, tiè. Poi scopriremo quanti ce ne servono, ovviamente, piano piano. Che vuoi qua? È ferro. Una cosa pure che devo raccogliere ogni tanto, so, sti slot de roba che prendo qua. Ok. L'acciaio. Ok, tiè. I braccetti, ricordiamoci che c'ho proprio la scatola, quindi se mi servissero i braccetti, uno slot lo pio. Va bene. Non ho nella barra degli strumenti la casetta, tiè. Ecco qui. Quindi intanto cominciamo a piazzare tutto. A un certo punto dovremo pure fare la capacità degli inseritori di trasportare gli oggetti. Ecco, poi qua ricordiamoci che visto che quello fa solo verso l'esterno, qua sarebbe il caso di inventarsi una cosa tipo così. Tiè. Così quelli qua sotto scaricano all'interno. E c'ho tra virgolette una linea completa dei circuiti verdi, Io quasi quasi ci metterei un altro blocco. Poi quanto sta roba produrrà davvero, ragazzi, non ne ho idea, perché non so se davvero c'ho proprio una linea completa di qua roba tipo ferro e rame per alimentare tutta sta roba. Ma intanto io ce la faccio. Quindi, tiè. Ecco, poi basta, La roba verde non si può più continuare più di così. Quindi, altre due case? Ah, c'ho proprio tutte in produzione, va bene. Ok. Quindi questo sta più così. Ovviamente questo era il coso fondamentale. Vabbè, facciamo così. Diamo la priorità d'uscita a sinistra e qua c'ho i circuiti verdi. Ok, quindi me li posso portare in giro. Ecco, i circuiti verdi pure sono una cosa che dovrei mettere sopra il bus. Quindi a sto punto mi sa che questi li devo far tornare giù. È incubo, è casino. Però qua in mezzo mi sa che posso. Ok, mi sa che qua dietro posso. Io ho detto, ragazzi, che diventava una base spaghettosa questa alla fine, Quindi, tiè. Mamma mia. Sarà un film horror proprio per sistemare i casini, se mai arriverassero dei casini. Che è successo qui? C'è qualcosa che non mi torna. Allora, questo lo mettiamo qua sopra. Troppo longo. Ne mettiamo un altro qui. Ce la fai? Ovviamente no, c'è il palo della luce marcio che non serve in realtà. Ok, molto bene, ci siamo. Quindi io voglio farlo arrivare qua. Beh, in realtà posso pure far così. Tiè. E tiè. Mo qua mettiamo caso che devo far passare altra roba, sai come mi viene da piagne. Tiè, guarda qui. Oh, allora, visto che ci sono, lo sai che posso fare? Visto che ci sono, vado sui cosi di Rehnquist, bilanciatore 1x1. Tiè, lo mettiamo qui. Ma in realtà questa la posso pure togliere ormai, Quindi facciamo così. Ovviamente ho finito i percorsi. Vabbè, dove arriva a sto momento? Ok, tiè. Va bene, questo mi bilancia il carico delle risorse su una belt destra-sinistra, ok? Quindi mo qua l'output sarà tutto bilanciato. Va bene, va bene. Mo sì che ha attivato un bel po' di roba,
io mo vado a buttare un po' di sto carpone, ne ho veramente senza la mondezza nell'inventario. Lo metto tutto qua, tanto dove metti, lo metti, va bene. Ok, quindi il bus, benché sia minuscolo e abbia pochissimo spazio, si sta piano piano costruendo. Qui posso pure sistemare sto proprio. Ok, c'era qualcosa che non mi tornava, ecco qual era il problema. Ok, tiè. Bene, qui possiamo fare i circuiti rossi molto facilmente, perché dobbiamo solo prendere plastica, rame e circuito elettronico. Però vorrei fare più o meno così, ok? In che senso? Nel senso che, sì, per carità, c'ho la fabbrica di circuiti rossi, però la voglio subito sfruttare per la scienza blé. Quindi andiamo a vedere quanto è complicato poi fare pure la scienza blé. Lo zolfo lo devo fare in un altro impianto chimico. Lo devo fare un altro impianto chimico perché lo zolfo va a braccetto con l'acido solforico. Quindi in realtà lo devo fare per forza da una parte, da un'altra parte. E poi c'è pure la fabbrica dei motori. Ok, va bene. Allora io penso che una mini fabbrica dei circuiti rossi qua lo posso fare. Però poi mi devo rendere conto che tipo qua c'è sta la fabbrica dei circuiti blu. Sì, della scienza blu. Qua sopra faremo anche l'altro impianto chimico che porta giù lo zolfo in un tubo l'acido solforico. Poi quando arriviamo qua voglio vedere che faccio, vabbè. Ma come stiamo messi a risorse a proposito? 3,34, va bene. No, no, vabbè, dai, in realtà ci siamo, le risorse stanno ancora messe bene. Guardate qua i biters se stanno a caricare per il prossimo attacco, però vabbè, dai. Quindi casette, 7. Ma ragazzi, io faccio proprio le cose a caso, sono sincero, perché non ho idea di quali siano i rapporti di produzione di sta roba. Quindi ne mettiamo 4, poi se basteranno oppure no, lo sa solo Gesù. Quindi facciamo così, tiè. Un po' di spazio, famo. Beh, in realtà la plastica non serve a nient'altro di quello che ho visto, quindi se io faccio 1, ok, qui. Perfetto. Qui potrei mettere la plastica. Il rame serve a nient'altro di quello che ho visto, mi pare di no. Quindi potrei fare plastica e rame qui. A meno che non faccio passare un'altra volta questo qua. Cioè non muovo questo qua e lo faccio passare qui. Che in realtà si può pure fare. E senti, io faccio una fabbrica di chiavi così. 1-1, non ho idea. Ecco qua, ragazzi, potrei pure stare a toppare, potrei pure stare a fare troppe. Ok, mi serve un po' di spazio in più in realtà. Quindi 1, 2 e 3, tiè. Beh, in realtà no. 2. Che voglio fare questo qua. Ok, finiti i percorsi. Allora, qua su sta cosa voglio far passare la plastica. La risposto un'altra volta dove l'ho piazzata prima. Fammi pure qualche braccetto rosso che mi può servire. Quindi in linea teorica qui prendo la plastica. Qui prendo la plastica. Anzi, se io facessi così, poi già c'ho pronto il posto dove devo zompare, perché qui devo fare così, 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 così. E qui ci mettiamo i cavi, ok? Quindi plastica e cavi ce li abbiamo. E che altro ci voleva? E i circuiti verdi. I circuiti verdi li fanno arrivare da qua. Quindi leva questo. Questo facciamo appena possibile, gli facciamo passare così. Togli sto casino. Così in realtà manco lo devo fare risalire, capito? Lo attacco al bus direttamente qua. Quindi facciamo così, 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 così. Sposta questo. Ecco qua. Mo' devo far salire il rame nel posto più stronzo possibile. Quindi, però, non voglio spostare più tutto sto casino. Aspetta, fammi sfruttare al massimo la lunghezza, così non sto a buttare. Pure qua allora. Così non sto a buttare componenti. Ok, tiè. Altri percorsi sotterranei. Oh, raga, costruire senza i robottini che ti riportano i rifornimenti è macello, eh. Andiamo qua.
Il manuale è figo, in realtà diciamo il gioco classico poi è pure una sfida, no? Però insomma, se uno è abituato male, male, anzi bene, perché ormai una volta che sblocchi i robottini costruisci forte, però insomma, magari ti abitui male, dai per scontato i robottini che ti costruiscono. Quindi etti, eh? Quindi qui facciamo così, così. E ci siamo, fammi vedere. 2 su 4 cavo di rame. Credo che qua dovrà essere tipo così, eh. Ok. Questo magari mettilo così. Ci metto due braccetti rossi praticamente. Ok, questo lo metti qua, questo lo metti qua, questo lo metti qua. Tiè. Bene, bene. E poi circuiti verdi, che tanti circuiti rossi sono pochi, cioè ne faccio pochi, quindi de facto posso fare così. Sono più. Chi è? Chi è? Ok, mi hanno sputacchiato su una torre. Ok, sempre attenti a quello che succede. Facciamo così. Il circuito verde zompa qua. Ovviamente ho sbagliato. Zompa qui e il circuito rosso lo scarico qua. Lo scarico qua con i braccetti longhi. Ok, quindi praticamente stiamo proprio a fare una struttura in verticale più easy possibile. Va bene, ti è quindi questo lo qua e questo lo metti qua, ti è. Ti è. E ci siamo. Quindi i circuiti rossi li abbiamo, ragazzi. I circuiti rossi li abbiamo. Mo', riandiamo a vedere che tocca fa. Zolfo, circuito avanzato e motore. Allora, in realtà, lo zolfo pure era molto facile da fa, però devo fare la ricerca. Quindi aspetto un attimo, mi faccio un taglio, finisco la produttività. Anzi, no, in realtà, tanto la ricerca si può pure mettere in pausa. Quindi passo direttamente alla lavorazione dello zolfo. E mi faccio una decina di impianti chimici. No, in realtà già ce l'ho. Pure qua ne bastavano tipo 8 po' zolfo. Beh, penso che 4 per l'acido solforico bastino, avanzino. Qui mi raccolgo un altro po' di cose. Mi faccio almeno un paio di taniche. Quindi due taniche, tubi. Mi preparo tutti i componenti. Poi faccio un taglio e ci vediamo tra pochissimo. Oh, raga, poi nei momenti morti ricordatevi sempre a me riparare la roba, perché alla fine se sta roba va a rompere, ma poi le vostre difese diventano sempre meno efficaci. E quando poi vi fanno il buco, voi mettete a piangere come qualche puntata fa e dovete caricare indietro. Oppure, se proprio ormai la situazione era compromessa, dovete proprio caricare botto indietro. Quindi attenzione, lasciate sempre le difese massima efficienza, anzi quando non c'era proprio niente da fare vado pure a portare munizioni sotto, anzi fammelo subito, va. Tanto non sto a fare niente, quindi andiamo a prendere 200 munizioni da qua e mo' vado a portare direttamente al muro sotto, che mi sa che le munizioni da sole non ci stanno. Ci siamo, eh! Ci siamo, ormai manca pochissimo, togliamo sti alberacci schifosi, questi sono tutti quelli dell'inquin... Boh, mi sa che sono quelli secchi del bioma deserto, o se sono seccati per l'inquinamento? Boh, lo sai che non mi ricordo, ma se qualcosa cambiava se inquinavi a bestia. Però vabbè, tiè. Allora abbiamo fatto lo zolfo, rimettiamo subito a fare la produttività dell'estrazione, ragazzi, in realtà fa aiuta pure sul petrolio, quindi in realtà anche il petrolio sarà più un massello. È come se aggiungi praticamente i moduli produttività a coso, per ogni tot prodotti te ne arriva uno gratis. E quindi abbiamo liberato un po' la zona, e allora, anche qui i rapporti. Quello che mi ricordo è che 8 impianti chimici ti facevano una linea di zolfo. Quindi di e questi qua li facciamo acido solforico e come vedete si usano lo zolfo. In realtà lo zolfo si fa solo GPL acqua. Questi pure usano l'acqua, quindi io qua dovrò far arrivare il GPL, che in realtà in zona già c'è, l'acqua che c'è e il ferro. In realtà diciamo che lo zolfo in sta zona è gratis, tra virgolette. Ovviamente non è veramente gratis, però. Ok, tiè. Quindi qui stiamo attenti a come dobbiamo fare sto schema. Allora, qui o lo faccio mettendo degli spazi tra gli impianti chimici o faccio un casino con i tubi. Quindi
Quindi in realtà a me piace fare un casino con i dubbi in queste situazioni. Perché? Perché se io volessi farlo un po' così, come vedete, chiudo l'entrata del GPL dalla macchina dopo. Quindi in realtà te ritrovi a dover fare un casino con i dubbi. Il casino con i dubbi è questo. Allora tu zompi così, poi quell'altro, quindi in realtà lo devi fare pure a quello sopra, non c'è bisogno di quello sotterraneo, quindi qua posso fare pure una linea di acqua direttamente così. Guardate, piazzatelo tutto che praticamente si fa da solo. Quindi qui non c'è bisogno di continuare. Mo' il GPL basta che zompa. Quindi fai così. Mi sa che lo spazio è pure giusto. Al massimo di uno lo posso spostare. E il GPL sta qua. E la stessa cosa, ecco qua poi dovremo valutare lo spazio perché poi l'acido solforico esce col dick. Però insomma, mo vediamo. E qui facciamo così, di nuovo l'acqua si fa da sola, l'attacchi proprio tranquillo così. Posso pure farla così, almeno il corrente o quell'altro. Tiè, famo così, tiè. E pure qua attacchiamo questo. Quindi in linea teorica gli attacchi della roba sono fatti. Se tu sposti questo da un altro coso, potresti pure sfruttare, che ne so, un braccetto lungo per prendere qualcosa, ok? E facendo passare un percorso qua. Però in realtà a ste macchine non serve. Serve solo il ferro a questa qua, ok? E esce l'acido solforico. Allora, in realtà facciamo così, Qui passa lo zolfo. Quindi scarica. Qua easy, senza niente in mezzo. Guarda qua che casino, perché devo prendere due risorse. Invece qua è mega easy. L'unica cosa è che due pali da luce ci devo mettere uguale, perché sono troppo corti. Ok, qui stiamo così. Toccherebbe pure capire se basta un solo braccetto blu, però insomma. Vabbè, quelli sono solo sputacchiatori. Ok, però sono morti tutti. Va bene, aspetta che intanto metto a fare un'altra ricerca importante. Farò i danni dell'armi da combustibili, quindi ok. Allora, qui come faccio ad andare via? In realtà non credo che sia troppo complicato, basta che faccio così. Basta che faccio tipo una roba così. Ma in realtà posso fare come mi pare, Oh, però aspetta, mi serve sia lo zolfo che il ferro. No, ok, il problema è aperto. E lo zolfo, se non sbaglio, ce ne vuole pure una cifra. I braccetti blade posso fare? Non li ho mai fatti? Allora, senti, fammi fare un attimo i braccetti blade. Perché così qua io faccio così, Questo viene tipo in un posto a caso qui. Faccio braccetti blade che raccolgono qua. E i braccetti rossi che raccolgono qui il ferro. Quindi il ferro lo portiamo così. Mi basta solo da una parte. E vediamo se il ferro arriva in qualche posto utile qua intorno, così magari continuo semplicemente il percorso. Ok, qua in realtà c'è un ferro che si è fermato, diciamo, quindi potrei portarlo lì. Dove lo porto? Allora, se lo faccio passare sullo stesso punto del tubo, mi arriva da di qua. Ok, mi arriva da di qua. Ok, mettilo. Va bene. Mo' vi faccio capire che sto a fare, ragazzi. Mo' sì che famo gli spaghetti definitivi. Ok, facciamo qua. Ok, ho fatto i braccetti blè. I braccetti blè, ricominciamo a fare qualunque cosa stavo a fare prima, che era questo qua. Ok, i braccetti blè sono molto veloci a raccogliere la roba. Ho pure sbloccato finalmente i braccetti a filtro, che quelli sono tra praticamente i miei preferiti per fare cose impicciose. Praticamente in qualunque mod serio de factorio sei costretto a fare un sovrautilizzo dei braccetti a filtro. Però insomma, come vi pare a voi, se non vi piace giocare in modalità moddate, che magari sono più complicate, una sfida, io vi consiglio prima di diventare bravi nel gioco base, poi passare alle modalità moddate. E guarda, qui lo sai che facciamo, qui mi serve, guarda che bell'alberaccio, qui ce vai, 1, 2, tiè, magari no, magari lo mettiamo... Mo vediamo un attimo. Facciamo così. Così. Tubo. Ok, è sbagliato de uno. Quindi basta che ci mettiamo una pompa.
Ci mettiamo questo. Ci mettiamo le due taniche. Ok, qui c'è l'acido solforico, ho lasciato un po' di spazio per un'eventuale altra fila di roba. E vabbè, ma qua in realtà va bene tutto, va bene tutto. L'unica cosa che magari non c'ho è il coso dell'acqua. Ok, non c'avevo una pompa offshore, proprio ne avevo fatta una all'inizio e basta, precisa, più di così non si poteva fare. Quindi qua mi sa che la posso pure fare precisa, guarda qua, ammazza, oh. Quindi che è, uno sollevato, facciamo così, e ovviamente non basta. Quindi fammolo almeno simmetrico, tiè. Ok, la pompa sul fattorio normale funziona con la magia nera, senza corrente. Mi sono incastrato, vediamo se riesco a uscire. Va bene, allora qui, a parte il fatto che devo proprio collegarci alla corrente, punto e basta. Vediamo se basta così. Ok, sì, in realtà basta così. Però certo, la seconda pompa, poi quella sotto come l'attivo, mi sa che la devo attivare così. Ok, basta che collego la corrente con l'impianto vicino. Ok, mi sono scordato la corrente a tutti i braccetti rossi. Tiè, facciamo così. E pure all'altro braccetto rosso. Casino, cacco, i pali di legno sono proprio un casino, raga. Ok, quindi qui ci siamo. Mo, facciamo arrivare il ferro, il GPL, tanto già sta qua, ci vorrà pochissimo ad attaccarlo. E a fra pochissimo, vabbè no, a fra pochissimo, già sto qua. Allora, tiè, facciamo qua, tiè, tiè. Zompo, zompo, guarda qui, sì, guarda qui. Ok, questo alla fine era destino che lo dovevo togliere dai maroni. Mamma mia. Oh, e questo che è? Ah, questo è quello che gira tutta la corrente dei laboratori e dalla parte sopra della base. Molto bene, sono contento. Quindi io qua devo passare dove stanno i dubbi. Tiè. Quindi qui, qui. Mamma mia. Mamma mia, sì. Ok, tiè, mi serve qualche altro percorso sotterraneo. Non credo più di tanti. Ok, qui... saliamo di uno. Il ferro sta qui. Non c'ho i percorsi sotterranei per l'ennesima volta, però il ferro sta qua, quindi a posto, li posso fare. Uno, due. Zompa. Zompa. Tiè. Oh, sì, guarda che me sto inventando. Guarda che impiccio. Ok. Mo' GPL-one. E infatti ho sbagliato tutto, guarda qua che casino. Ho collegato il liquido sbagliato al posto sbagliato. Però in realtà è sbagliato solo da una parte. Ok, quindi... e quindi bastava che zompavo dietro? Sì, in realtà bastava che zompavo dietro. Quindi svuota l'acqua qua dentro. Ok, quindi il GPL in realtà deve arrivare qui. Ho fatto un casino proprio. Raga, ho fatto un casino. Ok. Questo in realtà può pure andare così, però mi serviva un attimo. Guarda, qui passa il GPL. È una merda? Abbastanza, però vabbè dai. Ok, qui c'è il GPL. Che in realtà, essendo che non c'è niente qua in mezzo, posso pure farlo andare dritto. E lo so, non è elegante, ma qui c'è il GPL. Ok. Oh, raga, ci siamo. Ci siamo. E questo perché funziona? È perché raccoglie, non prende. Ok. Ok, tiè. Mi sa che solo un braccetto blend ce la fa, ma tanto non penso che ci sia sto gran bisogno di acido solforico. Raga, abbiamo fatto un altro pezzo fondamentale della base. Quindi... zolfo, acido solforico e circuiti rossi tutto in un episodio solo. E io continuo a fare ricerche utili tipo produttività dell'estrazione. Ormai siamo praticamente arrivati alla scienza blu, ragazzi. No, in realtà qui ci vuole la scienza blu, quindi non la posso fare questa. Facciamo danno dei proiettili. Io con questo vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata, a presto.